Piazzi di Gromo, un uomo di 69 anni, di Gorlago, originario della Valle di Scalve, perde la vita sugli sci. In via di definizione anche la rete dei medici di medicina generale nell'erogazione dei vaccini, il commento del presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo, Guido Marinoni. In Peremolo nasce un gruppo di giovani e meno giovani impegnati nella pulizia e manutenzione del territorio. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antenna 2. Un uomo di 69 anni ha perso la vita questa mattina sulle piste da sci degli spiazzi di Gromo. È successo intorno alle 9.30 sulla pista Orsini. L'uomo, Giovanni Moreschi, residente a Gorlago e originario di Vilminore di Scalve, era un istruttore di sci e si trovava agli spiazzi per un allenamento. Durante una discesa è uscito di pista, finendo contro le reti di protezione e cadendo da un muretto alto circa 1,5 metri. All'origine dell'accaduto vi sarebbe un malore. Subito è intervenuta la squadra di soccorso piste della Croce Blu di Gromo. Sul posto è arrivato anche l'elicottero del 118 decollato da Sondrio. Purtroppo vani i tentativi di rianimazione che si sono prolungati per 40 minuti. L'uomo è deceduto. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Ardesio. Giovanni Moreschi era legato anche alla Valle di Scalve, tanto che saliva praticamente tutti i fine settimana. Il presidente dell'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Bergamo, il dottor Guido Marinoni, è stato confermato nel nuovo comitato centrale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Il nuovo comitato centrale rimarrà in carica fino alla fine del 2024. I medici di medicina generale nel frattempo si stanno attivando anche per la vaccinazione anti-Covid. Sentiamo a tal proposito proprio il dottor Guido Marinoni. I medici di medicina generale sono scesi in campo con la loro cooperativa. A Bergamo c'è alcune cooperative di medici di medicina generale, in particolare una di queste, quella di dimensioni maggiori, ha proposto anche di intervenire non solo nella fornitura di professionisti, ma proprio anche nell'organizzazione complessiva. Quindi ci sarà, a cura di questa cooperativa, la costituzione di un centro vaccinale ad Albino presso l'auditorium comunale con 4 linee vaccinali, quindi numeri anche elevati, e si sta vedendo di mettere in campo un centro analogo anche su Bergamo, quindi una fornitura non soltanto di gente che lavora, ma anche dell'organizzazione, dall'accoglienza fino al medico, fino all'infermiere, all'amministrativo per la registrazione dei dati. Poi ci sarà l'inizio a breve delle vaccinazioni a domicilio. Le prime dovrebbero partire già domani per i pazienti allettati, anche qui nella grande maggioranza dei casi fatte dai medici di medicina generale, ancora con i vaccini Pfizer che hanno problemi di logistica, ma d'altra parte è quello che abbiamo, e quando arriveranno poi i vaccini maneggevoli i medici vaccineranno anche all'interno degli ambulatori, quindi ci sarà una maggiore capillarità di intervento. In realtà la rete si sta definendo, ma c'è, ed è una rete importante, ben supportata, in grado di raggiungere obiettivi ambiziosi già entro l'estate o l'inizio dell'autunno. Al momento, per la verità, quello che manca sono i vaccini più che le persone. E ora proseguiamo con i numeri di Regione Lombardia per quanto riguarda la diffusione del coronavirus. A fronte di 44.289 tamponi effettuati, sono 3.271 i nuovi positivi. Il rapporto è del 7,3%. I guariti dimessi sono 2.469. In terapia intensiva, il dato diminuisce di 8 persone, vi sono 862 persone. I ricoverati non in terapia intensiva complessivamente 7.109 più 115.
i decessi 85. I nuovi casi positivi al coronavirus per provincia: Bergamo 130, Brescia 431. A Premolo si sta costituendo un gruppo di giovani e meno giovani attivi nella pulizia e sistemazione del territorio. Ne abbiamo parlato con il primo cittadino Omar Seghezzi. Siamo in collegamento con il primo cittadino di Premolo, Omar Seghezzi. Si sta costituendo un gruppo di giovani e meno giovani impegnati nel tenere pulito e tenere sempre in ordine il territorio. Sì, è un gruppo che si è composto spontaneamente, diciamo così, con anche alcuni nostri giovani consiglieri comunali. Il primo obiettivo che si sono prefissati era quello di pulire e sistemare la zona della porta. La porta è lungo il percorso delle scale dei minatori, scale del Menadur, come si diceva una volta, e è il percorso che andremo nella prossima estate a sistemare e valorizzare anche con segnaletica, pannelli, insomma, comunque andare a valorizzare questo percorso con un bando che avevamo vinto lo scorso anno, un bando del GAL. Quindi in quella zona c'erano un po' resti di panchine vecchie, materiale, insomma. Quindi questo gruppo, ripeto, creatosi un po' così spontaneamente da tanti ragazzi, anche magari un pochino meno giovani, però sempre giovani, a cui hanno molto cuore il territorio e soprattutto il discorso delle miniere, dei percorsi dei minatori, e quindi hanno sistemato tutto due domeniche fa, tutta la zona, hanno predisposto poi per il, visto la zona comunque un po' rimano anche il ritiro del materiale con l'elicottero che è già stato appunto effettuato. Quindi grazie veramente di cuore a tutti. Vedo poi, ho visto che nei giorni successivi poi si sono continuato a incontrarsi e a effettuare dei lavori su questi percorsi, e si sono trovati appunto anche l'ultima domenica oltretutto, e il gruppo si sta sempre incrementando di numero. Quindi un grazie davvero di cuore a tutti, perché poi vedere giovani che sono così interessati al territorio e anche a tematiche magari un pochino particolari, ma facenti parte della nostra storia del comune di Premolo, fa sempre molto piacere, e fa sempre molto piacere se appunto si verrà integrato il numero anche da altri volontari. Da parte dell'amministrazione comunale, ovviamente, a tutti questi giovani volontari e anche comunque a tutti i volontari che già si davano da fare per il nostro territorio, per la nostra comunità, un grazie davvero, davvero di cuore da parte dell'amministrazione comunale. Dal bando statale sulle aree interne sono in arrivo fondi per il comune di Premolo. Sì, sono risorse, per la precisione 26.070 euro in totale, che lo Stato ci ha versato per appunto dare dei supporti a attività commerciali, attività artigianali e anche tanti altri tipi di attività presenti poi sul bando, sull'allegato, in base ai codici Ateco delle ditte, delle aziende, che vanno appunto a dare un supporto legato appunto alle difficoltà legate al periodo economico difficile legato al Covid. Sono risorse che sicuramente non sono risolutive per le nostre attività, per carità, però è sicuramente un piccolo supporto che va ad aggiungersi alle varie misure che abbiamo già attuato anche nello scorso anno e che durante comunque quest'anno attueremo ancora. Ne abbiamo anche messi in campo una scaduta che scade praticamente domani, era stata anche questa pubblicizzata, per le attività commerciali, il bando del distretto del commercio, del nostro distretto dell'asta del Serio. E comunque, ecco, ripeto, sono tutte misure che insieme ai vari ristori del governo, piuttosto che alle risorse che impegniamo, questo anche già dagli anni pre-Covid, diciamo così, un po' a supporto delle nostre realtà commerciali. Nei paesi piccoli sicuramente si fa sempre un pochino più fatica, il periodo sicuramente è stato ed è difficile obiettivamente per tutti, quindi una
piccolo modo, ma che messo insieme ad altri, speriamo che sia assolutamente di supporto per tutte le nostre attività che svolgono un'attività fondamentale per tutta la comunità. Ad aprire la Settimana Santa in Val Gandino sarà un incontro online su Gandino Web TV, in programma questa sera alle 20.30, promosso dall'unità pastorale con il professore Enrico Simonato, segretario del Centro Internazionale di Studi sulla Sindone e membro della Commissione Diocesana della Sindone di Torino. La Sacra Sindone è al centro di un progetto attraverso il quale nei mesi scorsi è stato tessuto il lino coltivato in Val Gandino, tela con cui saranno realizzate alcune riproduzioni della Sacra Sindone prossime a essere svelate. Sentiamo un'intervista a Enrico Simonato, che sarà anche protagonista di un approfondimento che verrà trasmesso domani sera alle ore 20.30 all'interno di Decoder. Enrico Simonato, perché possiamo definire un progetto come questo molto rilevante e come possiamo cercare di fare per capire quanto sia complesso quello che è stato fatto? Beh, possiamo partire dal fatto di ricordare che la Sindone è fondamentalmente un'immagine. È un'immagine che rimanda immediatamente, nel significato letterale del termine, cioè senza mediazione, al racconto della passione di Gesù. Quindi è un qualche cosa di unico nel suo genere dal punto di vista devozionale, dal punto di vista religioso. Da un punto di vista pratico, questo tipo di lavoro è un lavoro non indifferente, perché comunque l'impronta del corpo sulla Sindone, la doppia impronta anteriore e posteriore, è una ossidazione della fibra di lino del tessuto, e quindi le variazioni di colore non sono variazioni di tonalità di colore, ma sono numero di fibrille ossidate. Quindi riprodurre da un punto di vista tipografico, di stampa, queste variazioni di queste sfumature di colore non è una cosa così semplice. Nel caso specifico, poi, avendo utilizzato una foto di ragionevole definizione, il rischio era quello, facendo una tela tessuta come l'originale, era quello di trovarsi poi con il disegno della trama e dell'ordito della foto che si sovrapponesse a quello del telo reale, quindi con problemi di sovrapposizione, con problemi di concordanza. Quindi tutte queste cose sono state risolte e abbiamo evitato di avere questo tipo di problemi, il che ci permette ora di avere un numero, seppur limitato, però qualche copia fatta come Dio comanda, io ci scherzo sopra, disponibili per delle occasioni particolari in giro per il mondo, nelle quali possa avere senso presentare questa copia uno a uno che riproduce fedelmente l'originale. La prima, penso che si sappia comunque, la prima verrà mandata a Washington, al Museo della Bibbia, dove era previsto già in questo febbraio 2021 l'apertura di una sezione sulla Sindone, e che a causa Covid è stata rimandata al 2022. Quindi sicuramente la prima andrà lì, un'altra molto probabilmente andrà a Mosca, se quando sarà possibile l'apertura di un piccolo museo della Sindone a Mosca, o comunque la possibilità di dare in giro per il mondo una copia fatta bene, che riproduca bene l'originale, per le persone che per ovvi e svariati motivi non possono poi venire a Torino nelle varie ostensioni che ci saranno ancora nel futuro.
Con una nota del 22 marzo, Regione Lombardia ha dichiarato lo stato di alto rischio incendio boschivo. Per prevenire il rischio incendi potrebbe essere importante anche intervenire a livello normativo. Sentiamo un parere di chi ha una lunga esperienza nel fronteggiare gli incendi boschivi, ovvero il coordinatore delle squadre antincendio boschivo di Rovetta, Giuseppe Visinoni. Giuseppe Visinoni, referente della squadra antincendio boschiva di Rovetta. Lei da operatore che conosce bene la situazione del nostro territorio, anche in relazione agli incendi, ha due proposte da fare alla Regione Lombardia che potrebbe accogliere soprattutto sul piano normativo. Sì, ecco, la prima cosa è quello delle ramaglie, lasciare delle imprese boschive che lasciano le ramaglie per terra. E lo possono tagliare, lasciare le ramaglie per terra, anche i tronchi sotto i 20 centimetri, addirittura possono lasciare anche quelli non più lunghi di 50 centimetri. E questa cosa la Regione Lombardia, secondo me, dovrebbe mettere mano, cercare di modificarla, perché non è possibile. Perché è rischioso sia per gli incendi, in caso di incendio, sia anche per il bostrico. E questa Regione Lombardia dovrebbe cercare di modificare, cercare di obbligare le imprese boschive di accatastare nei posti giusti le ramaglie e non lasciarle sul terreno come attualmente lo possono fare. E l'altra situazione riguarda invece i fuochi di ripulitura. Sì, anche i fuochi di ripulitura è quello un tasto bollente perché la regione lo permette in determinate situazioni, cioè nei periodi giusti, perché come adesso con la periodo di incendio assolutamente è vietatissimo, perché addirittura ci sono delle sanzioni anche piuttosto pesanti, però dicevo che invece quando non c'è la periodo di incendio chi ha la denuncia di taglio lo può fare in determinati giorni e fino al pomeriggio, fino alle 16, poi dipende dai periodi, che deve essere totalmente spento, però per permettere questa cosa, 3 metri steri, non più di 3 metri steri, cosa vuol dire? Un mucchio di 3 metri è poca cosa, però anche questo dovrebbe cercare di arrivare al punto di togliere questa legge che lo permette, perché sia per il pericolo di incendi, come abbiamo visto, perché tanti partono su questi fuochi di pulitura, ma anche per l'inquinamento. Contribuiscono anche loro purtroppo a questi inquinamenti e al riscaldamento globale. Dal mondo dell'architettura a quello dell'apicoltura e il percorso di un 34enne di Clusone, Leonardo Balduzzi, che da un paio di anni si occupa dell'allevamento di api regina. Leonardo Balduzzi, 34 anni, di Clusone, dopo un percorso nel mondo dell'architettura, ha deciso di vivere e lavorare all'aria aperta, sotto il sole e con le api. Esatto, dopo un percorso universitario in architettura affascinato dal mondo delle costruzioni, perché comunque inequivocabilmente l'architettura è legata al territorio, come dicevano i romani, al genius loci, e di conseguenza è la plasmazione, la progettazione sulla base del territorio. Durante questo il mio percorso lavorativo sono venuto a conoscenza delle api e sono rimasto affascinato proprio perché hanno determinate analogie col mondo dell'architettura, la costruzione, l'interessamento e il radicamento nel territorio e le conseguenze positive che loro danno. E da lì sono partito a prendere qualche cassetta e a incominciare questa esperienza. La cosa è stata praticamente folgorante, ovvero che una volta che ho capito veramente che le api danno delle ricadute positive al territorio e danno anche a noi, senza minimamente pensarci, ci danno il 90% di quello che mettiamo sulle nostre tavole, ho capito che è raggiunto il momento di creare un'attività che non pensasse solo al lato economico, ma bensì anche alle ricadute sul territorio, che non necessariamente possono essere l'impollinazione, ma può essere anche la salute stessa degli alveari.
In questo modo ho capito come tenere gli alveari senza entrare nella logica commerciale dello sfruttamento e della produzione all'ingrosso. Da qui è scaturita la mia idea, bensì di occuparmi dell'allevamento delle regine, bensì che produrre le quantità di miele, come ogni apicoltore fa. L'allevamento delle regine, proprio perché il territorio ha queste condizioni idilliache, possono essere allevate come se fossero in natura. Ma oggi si sente spesso un appello, quello di fare qualcosa per difendere le api, ma cosa possono fare le persone anche nella loro quotidianità? Esatto, le api, come sappiamo tutti, sono in pericolo. Sappiamo tutti che ogni anno c'è sempre il messaggio di stare attenti con i trattamenti e i pesticidi per salvare e per evitare la morte delle api, ma bensì, diciamo, il fulcro principale è la salvaguardia della biodiversità del territorio. Perché sì, benissimo, se salviamo solo le api è bene, però esistono tutta un'altra gamma di insetti impollinatori di cui magari non conosciamo nemmeno l'esistenza, che se vengono messi da parte, comunque fatti eliminati, vanno a creare degli scompensi sul territorio e di conseguenza poi anche la catena alimentare naturale che si è creata va a rompersi. Poi conseguentemente si creano delle sovrappopolazioni di parassiti, piuttosto che l'infestazione esagerata magari in alcune annate di vespe, calabroni, eccetera, eccetera. Il consiglio che do è evitate il più possibile di usare pesticidi anche semplicemente per la rimozione di un nido di vespe, ovvero solitamente in natura tutti questi insetti non sono aggressivi. Se si sta alle dovute distanze, non creano problemi. Ovviamente chiamare l'apicoltore o comunque un operatore abilitato alla rimozione è sempre meglio che arrangiarsi al fai da te e utilizzare prodotti nocivi, non solo per quella specie, ma magari anche dannosa ad ampio spettro per altre specie impollinatori, e di conseguenza poi non troviamo la biodiversità che magari avevamo 30-40 anni fa. Orizzonti per i nati del terzo millennio è il concorso promosso nei mesi scorsi dal Lions Club Città di Clusone e Valle Seriana Superiore. La premiazione è in programma domani sera con un appuntamento online. Siamo in collegamento con Luciano Berti, presidente del Lions Club Città di Clusone e Valle Seriana Superiore. Come vi siete organizzati con le premiazioni del concorso rivolto ai giovani? E tempo fa l'intenzione era quella di farlo in presenza, purtroppo il perdurare della pandemia con le ovvie normative preventive ci impongono di farla in modo virtuale. Quindi domani sera i soci del Lion Club, i membri della giuria e i ragazzi vincitori del concorso si troveranno tutti insieme in modalità virtuale per effettuare questa premiazione in modalità virtuale. Diciamo che la premiazione verterà innanzitutto sulla presentazione delle opere vincitrici dei ragazzi, che ricordo si suddividono in cinque categorie: scrittura, fotografia, video, poesia e poi c'è disegno. Quindi, di ognuna di queste opere verrà data la motivazione per la quale è stato scelto come vincitore e poi lasceremo parlare ovviamente i ragazzi che sono i protagonisti di questa serata. Ecco, ci può anticipare i nomi dei ragazzi che premierete? Certamente, per la sezione scrittura vincitrice è Martina Confalonieri. Per la sezione poesia, la vincitrice è Ferrari Benedetta. Per la sezione opera grafica ha vinto Lisa Fosu Asante. Per
per la sezione fotografica Rebecca Barbera e per la sezione video hanno vinto un gruppo di ragazzi che sono Marco Maninetti, Andrea Lumina, Gianluca Manini, Ivan Mondini e Simone Oprato. Devo dire che le femmine hanno fatto la parte preponderante delle vincite. Diciamo che la parità di genere è rispettata. Ricordiamo anche la composizione della giuria. La giuria è composta dal magnifico rettore dell'Università di Bergamo, professor Mordenti Pellegrini, dal sottoscritto, da una scrittrice che peraltro è membro del Lions Club, Angela Scainelli, Angela Grignani Scainelli. Poi abbiamo un fotografo Maffi e un pittore Umberto Gamba. Dopodiché c'è anche la rappresentante dei Leo, che è Daniela Trussardi. La giuria si è trovata tempo fa per valutare le opere e decretare poi i vincitori. Ma devo dire che questo concorso, che era partito un po', come dire, in sordina, poi alla fine si è rivelato molto gradito da parte dei giovani, sono arrivate diverse opere. Purtroppo non possiamo premiare tutti, però questo ci fa capire che probabilmente il bisogno dei giovani di affermarsi, di esternare la propria creatività è forse una delle conseguenze, tra virgolette, positive della pandemia. Questo desiderio di socializzare, di uscire allo scoperto, di farsi vedere il mondo, credo che sia l'aspetto positivo dei nostri giovani. Questo nel nostro club cerchiamo di coglierlo sempre facendo parecchie attività che riguardano il mondo giovanile. Cito per esempio quello che abbiamo fatto con l'Università di Bergamo e con alcune imprese locali con accrescere il valore dei giovani. E questo modo di operare per noi è importante perché ci fa stare sul territorio a favore del nostro A poco meno di 12 mesi dall'appuntamento con i Giochi Paralimpici di Pechino, in programma dal 4 al 13 marzo 2022, i migliori atleti del parasnowboard si stanno per ritrovare a Colere con la Coppa del Mondo di Parasnowboard. Dopo le gare di febbraio in Finlandia, nei primi 2 giorni di aprile, sulle piste della località della Valle di Scalvi andranno in scena le gare di snowboard cross. Si tratta di una prima volta per questo tipo di gare presso il comprensorio Scalvino. E restiamo in tema, ci occupiamo ancora di sport con l'anteprima dell'appuntamento con Antenna 2 Sport in onda questa sera. Sentiamo Elisa Cucchi. Come ogni martedì sera torna l'appuntamento sportivo con Antenna 2 Sport e questa sera ospiteremo Rachele Amighetti, campionessa di tiro a volo, Antonino Lollo, portacolori dell'Atletica 59 e Daniele Bazzana, che è un preparatore atletico e un biomeccanico, soprattutto relativamente al ciclismo. Insomma, tanta carne al fuoco, tanti ospiti come sempre. Questa sera 21:30 Antenna 2, vi aspetto. E ora passiamo alla programmazione televisiva. Questa sera sul canale 88 alle ore 20 trasmetteremo Preghiere in famiglia, cura dell'oratorio di Clusone. Alle 20:05 la rubrica sulla Formula 1, 20.000 giri. Alle 20:40 il Sasso nello Stagno. Alle 21:30 Antenna 2 Sport a cura di Elisa Cucchi. Alle 22:30 la seconda edizione del nostro telegiornale. Alle 23:10 tempi supplementari. Alla mezzanotte e mezza la terza ed ultima edizione del nostro telegiornale. Notiziario in onda anche alle ore 21:30, ma sul canale al numero 218 del Digitale Terrestre. Sul canale sportivo numero 628 alle 20:30 una partita di calcio in replica, Pradalunghese Accademia Gerardadda. Alle 22:30 un'altra partita di calcio in replica, Vertovese Cisanese. L'almanacco per domani mercoledì 31 marzo, il sole sorge alle 6:57 e tramonta alle 19:52. Il culmine è alle ore 13:24 e la durata del giorno è di 12 ore e 55 minuti. La luna sorge alle 23:29 e tramonta alle 9:11 di giovedì. La fase lunare, la luna è calante,
ed è visibile al 76%. La chiesa ricorda San Beniamino. E con questo è tutto, vi ricordiamo che a seguire vi saranno la rubrica La Parola Magica e le previsioni del tempo. Grazie e buon proseguimento di serata a tutti.